Bentrovati con gara 2 della Race Attack 1000, qui al mio fianco sempre Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Vado a fare un po' un check ragazzi di quello che sta per succedere. Gara 1 è stata vinta da Alberto Torchio, secondo Lazzaro Valsecchi, poi remoto Fabretti. Intanto stanno per andare ad incasellarsi tutti i vari piloti all'interno della griglia di partenza. Griglia di partenza che vede in pole position Valsecchi, secondo Torchio, terzo Remoto. Questa è la prima fila. La seconda fila si apre con Fabretti, Crifoid e Stefano. Terza fila Levi, Pellegrinelli, Violi. Quarta fila Gioitta, Gelsi, Scaltritti. Quinta fila Baccino, Giardina, Papa. Sesta fila Puzzo, Nota di Ferrara. Settima fila La Rocca, Parapaglia, Marzo. Ottava fila con Pisanini. Vediamo la bandiera verde. Dietro ancora che non compare, sta comparendo la solita macchinina che segue i ragazzi, soprattutto nel giro di ricognizione. Bandiera rossa davanti, bandiera verde che sventola. A questo punto siamo pronti e ci accingiamo a vivere una gara 2 spettacolare con i semafori che si accendono, i semafori si spengono. Via, gas, gas, gas! Da parte dei ragazzi ancora buona partenza di remoto. No, Valsecchi. Valsecchi davanti a tutti con Torchio alle spalle. C'è Andrea Tomio il mio fianco che sta studiando la partenza, che per poi dirci qualcosa da un punto di vista tecnico di quello che abbiamo visto. Qui siamo on board con Gelsomino Papa. Io vi ricordo che al termine della gara poi ci sarà evidentemente grande sorpasso da parte di Papa. Vediamo se tiene la Eh moto. sì, ha Sì, ma che grande sorpasso da parte di Gelsomino Papa. fatto anche una bella partenza Papa, Sì, perché perché è più partiva comunque avanti. abbastanza abbastanza, partiva dalla 15ª piazza. Ma sai che mi sa che Torchio è già Torchio è già in davanti? testa, è quello che ti volevo proprio dire, che Torchio è già in testa, ma non solo, ti voglio dire anche che i primi due Stanno già andando. stanno già prendendo un'altra strada. Sembra una sorta di, non di remake di gara 1, ma del finale di gara 1, dove Torchio e Valsecchi se ne erano andati. Solo che non è ancora passato un giro, quindi se continuano così, spingono dall'inizio, secondo E me buonanotte ai sognatori. creeranno un bel gap. Un bel gap, Claudio De Stefano, buonissima gara 1 per lui, ha chiuso in quinta posizione, vediamo alle spalle di Crifò, forse qui ha avuto un brutto spunto però, lo stesso De Stefano, adesso andiamo a fare un bel check, Torchio, Valsecchi, Crifò, terzo Fabretti, Remoto, Gelsi, De Stefano, Papa, Scaltritti, Ferrara, Levi, Gioitta, Violi, Giardina, scavalcato intanto da Violi che prova ad incollarsi alle spalle di Gioitta per provare a scavalcare anche lui. Qui ci sarà tanta bagarre evidentemente, ma questo è normale, come è giusto che sia in Race Attack 1000. Attenzione perché i giri saranno 7 e non 8. Non so la motivazione, sinceramente. Saranno forse il ritardo sulla tabella di marcia, che magari è successo qualcosa e devono rispettare delle tempistiche. Sette Magari giri. hanno tolto un giro. Esatto, hanno tolto un giro, anche perché di solito quando ce ne sono 8 i consentiti per essere catalogati alla fine della gara sono 6, a questo punto saranno 5. Andiamo a bordo con Eliseo La Rocca che sta provando a ricongiungersi con quel gruppetto della 17ª piazza in poi, dove ci sono Puzzo, Rapaglia, Baccino e Giardina, che abbiamo visto prima un Una dritto. fumata. Dritto da parte di qualcuno, adesso cerchiamo di capire anche da parte di chi. Mentre le immagini indugiano sulla fine del secondo giro, questi hanno salutato e anche Andrea Tomio li ha salutati facendo proprio ciao ciao. Torchio Valsecchi, Crifò alle spalle, Remoto Fabretti, De Stefano Gelsi, Gelsomino Papa ottavo. Vedi, vedi. Straordinaria la partenza da parte di Gelsomino. Bravissimo, però Andrea, anche Crifò dalla quinta alla terza piazza. Fabretti si trova quinto in questo momento, terzo era Remoto di partenza, si trova quarto. C'è stato qualche avvicendamento? Sì, indubbiamente sì. Sto cercando di capire Mamma, che se gruppone c'è dietro. Valsecchi ne ha sicuramente per stare lì davanti. Ne ha per Però se sorpassarlo. voglio capire quello, esatto, se ne ha perché mi dà l'idea che in questo giro abbia preso leggermente margine Quei ancora. due o tre decimi Torchio per cercare di iniziare a scavare un semisolco, cosa che ha fatto in gara 1, sì, hai ragione, dal quarto giro Dal quarto all'ottavo. giro. Qui al terzo giro che si sta per ultimare, mi sembra che Valsecchi non che stia mollando, ma che non ne abbia per stargli dietro. Esatto. Intanto mi sembra che Remoto abbia scavalcato Crifò. Adesso vediamo il ragguaglio cronometrico. Sì, Remoto, Crifò, Fabretti, De Stefano. Ne sta facendo un'altra gara super in sesta piazza, provando a restare, a resistere. E adesso vedremo se anche a scavalcare Fabretti, che sta avendo qualche difficoltà. Vedi De Stefano, mamma mia, si è francobollato a Fabretti e sta veramente dando vita ad una grandissima gara.
In questo caso ve l'avevo detto già, in gara 1 c'è una challenge e una rookie, poi c'è un'assoluta. Vi darò un po' tutte quante la comparazione alla fine di gara 2, perché sapete che anche qui il race attack si svolge sulle due, sulla doppia comparazione. Intanto De Stefano prova a francobollarsi a Fabretti, chissà che non lo riesca a scavalcare. Esatto, nel frattempo stavo guardando il papà sembra che sto dicendo una cosa brutta, ma è un miracolo motociclistico, perché comunque è un pilota da una certa esperienza. Mamma mia, si è avvicinato Valsecchi a Torchio, Andre. Adesso sì, quindi o un errore o... Allora, o Valsecchi ha tirato fuori un po' le unghie e ha detto ti devo venire a prendere, o Torchio si è un po' adagiato. Seduto sugli allori. Sai che sono vicini, ho visto un'altra cosa, remoto, mamma mia, ha dato 2 secondi almeno a Crifò alle spalle, con Fabretti e De Stefano che escono appaiati praticamente. Mamma mia, gran bella gara. Vediamo se quei due davanti ci fanno divertire fino alla fine. Sì, io... Guarda, purtroppo, come diciamo anche in altre gare, non abbiamo il riscontro live con un non cronometrico. Non ti puoi nemmeno sbilanciare poi sul fatto che... Perché adesso, ad esempio, vedi adesso, poi in allungo sembra che Torchio se ne vada. Le nostre sono semplicemente delle supposizioni a occhio, quindi possiamo dire che o si è avvicinato uno o si è rallentato un po' il primo, quindi non avendo un riscontro cronometrico... Ci sono proprio, Andre, però questa qui è una cosa che abbiamo notato da gara 1 anche della prima Race Attack 1000. Ci sono dei punti dove Valsecchi si avvicina tantissimo a Torchio e dei punti dove Torchio allunga tantissimo da Valsecchi. Sì, esatto, ci sono... Beh, questo c'è il suo vino papa, eh? Sì, l'abbiamo visto in varie categorie, come prima nella 600 tra Liberi e Bocca. C'era proprio una differenza tra la prima e la seconda parte di circuito. È proprio un'oscillazione, tipo come se fosse un pendolo, va sì, e viene, come un elastico. Esatto. L'elastico viene fatto da quei due là davanti, andiamo proprio però con loro? Forse sì, forse no, penso che sia Torchio questo. Stiamo vedendo un onboard e stiamo correndo praticamente con lui. Dall'anno prossimo, anzi dalla prossima gara, chiedo agli organizzatori di far fare ad Andrea Tomio un giro, così almeno ci illustra quello che è il circuito. Torchio un pochinino allungato da Valsecchi, siamo già al penultimo giro. Eh sì, infatti, vabbè, volata. Già sono gare rispetto alle altre gare. Già sono gare sprint. De Stefano hanno appoggiato un giro, dai, davvero così è anche bella liscia da commentare. Bella liscia da commentare con Papa che è sempre ottavo. Scaltretti, nono, Baccino, Allevi, Violi, Ferrara, La Paglia, Puzzo, Giardina, La Rocca. Qui sta un po' allungato Torchio, eh? Secondo me sì. Messo un mezzo secondo. Se qualcuno gli ha fatto capire un mezzo cenno che sta arrivando sotto, magari sì, adesso... Prova a spingere in questo momento, dai. Perché dai, ormai il momento, cioè ormai davvero è quasi finita la gara. Esatto, siamo a metà del sesto giro, ma sai che io invece li vedo... Cioè, c'è un punto all'inizio che li vedo lontani. E poi dove fa il secchi si avvicina. Qui ad esempio allunga un pochino Torchio e poi prima, mi sembra proprio nel primo intertempo, Valsecchi vada come un pazzo e riesca a ricucire il gap su Torchio. Quindi Stefano si è avvicinato tantissimo a Fabretti. Ho anch'io quell'impressione che nel T1, diciamo, si avvicina molto. Nel primo intertempo si avvicina, poi... E poi Torchio nella... Eccoli qua, ultimo giro, Andre. Ora va la spacca o adesso mai più. Remoto, Crifos hanno cristallizzato le loro posizioni. È Fabretti quello che paga. Qui attenzione a De Stefano. Si era avvicinato, sembrava lo volesse sorpassare, anche un po' qua quasi minaccioso a spaventarlo per fargli commettere un errore. Sì, esatto, beh, ci sta a farsi vedere per provare. Spaventare. Gira di gira è quello, è che se tu ti fai vedere, magari uno dice, ah, ok, è qua. Ci sei, quindi magari mi spavento un po' di più. De Stefano però mi sembra che abbia un po' allungato Fabretti almeno per la quinta posizione. Dovrebbe essere così, tanto Giardina cerca di scavalcare Ferrara, vediamo se ci riesce. Sì, lo ha chiuso bene, bravo Giardina. Fabrizio è stato molto bravo a chiudere lì, perché quando arrivi un po' troppo lungo, abbiamo visto ad esempio dei dritti durante la giornata. Ecco, qui mi sembra che abbia allungato un cicinin per poter chiudergli davanti, ma mi sembra che ce li portiamo avanti fino alla fine. Il punto è che Valsecchi o ci prova come non ha provato a fare fino adesso oppure no. Ormai siamo... È finita! Vince! Super! Alberto Torchio fa doppio primo, secondo Valsecchi, doppio secondo, terzo remoto, Iari che chiude così gara 1 e gara 2.
molto cristallizzate le posizioni, dietro Crifò, Fabretti e De Stefano, Gelsi, Papa è stato scavalcato da Scaltritti, vediamo come chiude Papa, tante impennate da parte di Scaltritti, vediamo Papa dove chiude, si è chiuso addirittura decimo con alle spalle Baccino, però mi sembra nono Papa, no, bravo Gelsomino, Baccino, Allevi, Violi. Gara 1, non come gara 2, Andre, gara 2 è diversa, perché se le sono date fino alla fine, però la posizione alla fine è quella. Velocemente con Claudio De Stefano. Claudio, com'è andata? Considerando il problema che abbiamo alla gamba, decisamente bene, dai. Tanta fatica? Tanto dolore. Troppo. Ci rifaremo a Cremona, dai. Ci vediamo lì. Grazie. Ciao. Qualche secondo con Fabrizio Giardina. Soddisfatto, ciao. Fabrizio, ciao. Sì, ma soddisfatto, vogliamo fare sempre meglio, però ci siamo divertiti, quindi il divertimento è già una vittoria. Certo, adesso certo. Pian pianino arriveremo anche là davanti. Tempo al tempo. Allora ci vediamo a Cremona. A Cremona, sì, certamente. Grazie, ciao, ragazzi. Fabrizio, ciao, grazie, ciao. Noi a volte siamo stufi di parlare con i piloti, vogliamo parlare con le compagne che sono, ecco, il motore vero e proprio. Sì. Lo puoi dire forte. Ok. Quindi, più forte, dillo! Siete voi i veri motori per questi piloti qua? È vero! Ok, adesso però andiamo a chiedere qualcosa anche a lui, dai! Vieni qua! Vieni Eliseo! Dimmi non tutto! Non è contento? No, non sono contento, non perché fino a un'ora prima della gara eravamo lì a macchinare con la forcella, quindi quelle cose lì, si riescono a mettere a posto prima, allora si può avere un po' il risultato, mentre ho dovuto fare cambiare le molle durante le qualifiche, provarla se andava bene o no, e quindi non potevo neanche pretendere di avere un grande risultato. La prima gara l'ho fatta un po' meglio, la seconda un po', forse sono stanco, poi mi ha cambiato tutta la forcella che la moto l'ho sempre sentita diversa ogni volta che entravo, ho fatto fatica a prendere la confidenza giusta con quella moto qui, perché è completamente diversa da quella che avevo. E sembrava che la prendevo in mano, però tutte queste modifiche, tutti questi cambiamenti mi hanno un po' spiazzato. Certo, sono una serie di eventi avversi, diciamo. Speriamo che nella prossima gara, adesso martedì, la porto subito dal sospensionista, sistemiamo le forcelle, e poi cominceremo a provare solo per girare, e speriamo che me la mette un po' in ordine. Noi saremo lì a Cremona ad aspettarti. Grazie. E noi vi aspettiamo. Certo. Grazie. E spero di giustificare la mia, diciamo, prova scialba, così, ecco. Grande Eliseo, grazie a voi. Grazie. Ciao.